Avete presente il telecronista della Formula 1 Carlo Vanzini che spesso e volentieri accompagna una pole o un sorpasso di Leclerc con l'esclamazione «impredestinato» con tanto di H finale? Ecco, Tom Brady, considerato ormai il GOAT, cioè il più grande di ogni tempo del suo sport, al contrario di tante altre leggende dello sport americano, era tutt'altro che un predestinato. Tom comincia ad amare il football a 4 anni, quando con il papà assiste ad una partita dei San Francisco guidati da Joe Montana, che diventerà presto il suo grande idolo. Nell'infanzia di Tom, però, non troviamo affatto i segni premonitori della futura grandezza. Da bambino non spiccava per nulla, né come personalità né fisicamente, essendo un po' grassottello e con un taglio di capelli non certo alla moda. A football cominciò presto a giocare nel suo ruolo di quarterback, cioè il regista offensivo che guida la squadra attraverso le decisioni di gioco e i lanci, ma non brillava. Anzi, le stelle della famiglia erano le tre sorelle più grandi, che raccoglievano successi nei campionati giovanili di softball e calcio. In un tema del liceo, Tom ricordò così quel periodo tra scuole elementari e medie. Le mie sorelle erano grandi atlete, vicine tra loro come età, mentre io ero un ragazzino un po' cicciottello, con un carattere mutevole e sempre al posto sbagliato nel momento sbagliato. Non ero Tom, ma il fratello di, a cui chiedevano sempre «Hai letto sul giornale che brave che sono le tue sorelle?» Esistevo in quanto loro fratello, non in quanto persona. Così, quando nell'agosto 91 Tom arriva al liceo, la Junipero Serra High School, entra sì a far parte della squadra di football, ma non certo accompagnato da grandi attese. Quello che sembra avere davanti è un percorso senza squilli e in effetti quel primo anno Tom non verrà mai schierato in campo, nonostante la sua squadra fosse tutt'altro che irresistibile. Nelle successive tre stagioni le cose migliorarono, grazie anche ai camp di potenziamento per quarterback a cui partecipava ogni estate. Ma in ogni caso, Tom non riuscì a destare l'attenzione dei college più importanti. Così, mentre l'ultimo anno di superiori si avviava al termine, Brady era nella più assoluta incertezza di quello che sarebbe stato il suo futuro. In quel primo bivio di carriera fu decisiva un'intuizione del padre, Tom Sr., che preparò delle videocassette con le migliori azioni del figlio e un intervento elogiativo del coach, Tom McKenzie, con lo stesso Tom Jr. a fianco. Un Tom, tra l'altro, palesemente a disagio. Il materiale fu inviato a diversi osservatori e destò la curiosità di Bill Harris, capo reclutatore della Michigan University di Ann Arbor. Harris ovviamente non si limitò alla visione della videocassetta, ma fu quella la scintilla per fargli conoscere il giovane Brady. Nell'estate 95, dunque, Tom, dopo diversi periodi difficili, entra a far parte dei Michigan Wolverines, una delle squadre più prestigiose dell'intero panorama universitario del football americano, con un seguito pazzesco di 110.000 spettatori per ogni partita casalinga. Da qui tutto bello in discesa? No, tutt'altro. Tom era stato sì ingaggiato, ma in squadra c'erano altri 6 quarterback, tutti ritenuti migliori di lui. E così in quel primo anno Tom si allenò e basta, senza però mai scendere in campo. Nel secondo anno avanzò lievemente nelle gerarchie, ma giocò comunque la miseria di 2 spicchi di partita, tutti e due ininfluenti. E nel 97, nonostante fosse ormai al terzo anno e convinto che il suo momento fosse arrivato, fu considerato la terza scelta nel suo ruolo e disputò solamente 4 partite, sempre da subentrato. Michigan vinse il titolo nazionale, ma il suo contributo fu pressoché irrilevante. Quelle 3 stagioni furono durissime per Tom, che si rivolse anche a uno psicologo sportivo per superare l'ansia e la frustrazione in cui ormai era precipitato. Anni dopo ricordò la sorella Nancy. Quel dolore è ancora vivo in lui. La gente non potrà mai immaginare quanto lo avesse ferito nel profondo essere considerato una riserva da alcune delle persone che stimava di più. Quegli anni, però, benché duri, furono molto importanti per Tom, perché grazie alla voglia di riscattarsi e di affermarsi, svilupperà un'attitudine che ancora oggi lo contraddistingue, quella dello studio della materia. In quel periodo Tom infatti divorò libri e cassette sugli schemi di gioco, analizzando il tutto nei minimi dettagli. Finalmente, nel 98, usciti dal college i 2 quarterback davanti a lui nelle gerarchie,
Tom era certo che fosse arrivata la sua occasione, ma ancora una volta la sua strada non sarebbe stata in discesa. Quell'estate, infatti, i Wolverines ufficializzarono l'acquisto di Drew Henson, un 18enne proveniente dall'high school, grande talento pluripremiato sia di football che di baseball e per questo motivo già famoso presso tutti gli appassionati di sport del Michigan. Fin dai primi giorni di preparazione della stagione 98, Henson venne trattato come una vera star da tifosi e media che invocavano, nonostante fosse una cosa del tutto inusuale per un ragazzo del primo anno, la sua titolarità al posto di Brady, ritenuto a lui inferiore per qualità tecniche, atletiche e di personalità. Anche il coach, Lloyd Kerr, si fece trasportare dall'entusiasmo, dichiarando dopo pochi giorni di allenamento che Drew era senza dubbio il quarterback di maggior talento che avesse mai allenato e che avrebbe da subito lottato per un posto da titolare, benché fosse del primo anno. Tom aveva atteso 3 stagioni per essere il titolare ed ora, quando finalmente sembrava essere arrivato il suo momento, ecco spuntare all'orizzonte una matricola che metteva di nuovo tutto in discussione. A questa non invidiabile condizione si era aggiunta un'operazione di appendicite che aveva debilitato un fisico già di per sé non paragonabile a quello di Henson. Furono giorni molto difficili per il futuro campionissimo e il momento più duro fu toccato il 12 settembre, quando Michigan ospitò i Syracuse Orange Men nella prima partita casalinga della stagione. Fu un match disastroso, dominato dagli ospiti. Verso la fine del terzo quarto, a gara ormai compromessa, coach Kerr tolse Tom per far esordire Henson e lo stadio esplose in un boato di esultanza. Per Tom fu una vera umiliazione e i suoi genitori presenti in tribuna furono visti con le lacrime agli occhi. Proprio in quel momento durissimo, però, Tom diede prova di tutto il suo carattere e nella gara successiva, dove partì ancora una volta dall'inizio, disputò una grande partita che gli diede la carica per il resto della stagione, dove riuscì ad imporsi come quarterback titolare e dove cominciò a dare prova della sua straordinaria intelligenza tattica. Con il senno di poi fu quello il primo segno premonitore della futura grandezza. Tom, nonostante fosse di nuovo stata messa in discussione, conservò la sua titolarità su Henson anche nella stagione 99, la sua ultima al college, ma anche in questo caso la sua strada non era in discesa. La sua mente, infatti, era già rivolta al draft NFL per la stagione 2000, previsto il 15 e 16 aprile a New York. L'ultimo campionato al college di Tom era stato positivo, ma non così eccezionale da renderlo certo di una chiamata al draft nei primi giri. Per avere buone possibilità, occorreva quindi fare bella figura all'NFL Scouting Combine, il tradizionale appuntamento che si tiene ogni febbraio a Indianapolis, dove per 6 giorni di fila dirigenti, allenatori e medici analizzano i 300 migliori giocatori di college attraverso test fisici, atletici e psicologici. Le prove di Tom furono assai deludenti e su YouTube si può trovare anche questo video, che vi linko in descrizione, dove traspare un Brady lento ed anche un po' goffo e timido. La scheda finale redatta su di lui, pubblicata dallo stesso Tom su Instagram e Facebook nel 2017, era inequivocabile. Riconosceva in apertura la sua grande grinta e intelligenza tattica, ma poi si dilungava implacabilmente sui difetti. Anche se pesa 95 kg, non ha presenza fisica, sembra un grissino. Può essere placcato facilmente e manca di mobilità, non ha un braccio forte, non è in grado di lanciare cannonate e di dare una traiettoria perfetta al pallone. Se inserito nel sistema giusto può farcela, ma non tutti sapranno come usarlo. Dopo quello scouting fallimentare, Tom sa di non avere possibilità di essere chiamato al primo giro del draft, ma comunque confida di esserlo al secondo o massimo al terzo. Il 15 aprile Tom si posiziona così davanti alla televisione, insieme ai genitori. Non essendo infatti tra i papabili per essere chiamato al primo giro, non era stato invitato a partecipare all'evento dal vivo. Passa il primo giro e Tom non viene chiamato, e fin qua tutto nella norma. Passa anche il secondo e poi il terzo. E anche qui il nome di Tom non risuona. Alla fine della diretta Tom si sdraia sul suo letto, guardando il soffitto, pieno di dubbi e timori. Il giorno dopo però va anche peggio. Il suo nome non viene fatto neanche al quarto giro e poi nemmeno al quinto. Ricordò anni dopo il padre Tom Senior. Continuavano a chiamare altri giocatori, eravamo sconvolti e ad ogni nome diventava sempre peggio. Alla fine del quinto giro,
con 166 ragazzi già chiamati e lui ancora in attesa, Brady non ce la fa più e deve uscire di casa per la tensione. Rientra mentre è in corso il sesto giro e poco dopo arriva finalmente la chiamata da parte dei New England Patriots. Tom è stata la scelta numero 199, arrivata verso la fine del sesto giro, il penultimo. Nonostante due decenni e oltre di successi, di trionfi, il ricordo di quell'umiliazione e di quella tensione è sempre vivo in Tom, come testimonia l'intervista alla ESPN del 2011, dove un Brady, già divo numero uno del suo sport, nel rievocare quei momenti abbassa lo sguardo e non riesce a trattenere le lacrime. Il resto della storia è gloria nota. Nel suo primo anno a New England, Brady era la quarta scelta nel suo ruolo, ma le cose cambiarono il 23 settembre 2001. Drew Bledsoe, quarterback titolare, ha un infortunio e a prendere il suo posto è proprio Tom, che nel frattempo era divenuto prima riserva della squadra. Il giovane Brady si impone subito come leader e, diversamente dalle aspettative iniziali, rimarrà titolare anche dopo il recupero di Bledsoe. Quell'anno Tom trascinerà i compagni al Super Bowl e poi al primo titolo in assoluto nella storia della franchigia. È l'inizio della leggenda. Una leggenda fatta di titoli, record e imprese in 20 anni di Patriots e in cui ha scritto un nuovo, pazzesco capitolo proprio quest'anno, con la vittoria alla folle età di 44 anni del titolo nazionale del premio MVP del Super Bowl al suo primo anno con i Buccaneers, che non si qualificavano ai playoff dal lontano 2007. Questa incredibile parabola sportiva, però, non si può riassumere solo con le vittorie. Tom Brady vuol dire anche gli allenamenti in palestra alle 5:30 di mattina, le serate passate a studiare i roster delle squadre avversarie, gli esercizi mentali prima di dormire, il far sentire unico ogni compagno di squadra, di cui conosce alla perfezione la carriera sportiva e l'intera vita personale. Insomma, si dice tante volte, ma quella di Tom è davvero una storia unica, che ho approfondito leggendo il libro di Roberto Gotta, Il mondo di Tom Brady, e che ho voluto quindi raccontarvi perché secondo me è ricca di insegnamenti, o se preferite, di spunti. Il primo, quello più immediato ma mai banale a ripetersi, è il valore della tenacia e del non arrendersi. Il secondo è che la famosa frase di Thomas Edison, il talento è 1% genio e 99% sudore, è forse molto più vera di quanto pensiamo. E questo può aiutarci anche nella nostra vita di tutti i giorni. Il terzo è che non possiamo mai sapere le battaglie e le asperità che una persona ha dovuto affrontare nella sua vita, ed anche colui che ci appare sempre vincente e indistruttibile può avere dietro di sé una storia di sacrifici e momenti bui per noi inimmaginabili.